Poi di lì avete trovato la casa, quella in piazza di Monticelli. E vi siete... Ma io dico alla mia mamma, non mi a noi. Vabbè, ma quello che volevo domandare, Giuliano, è quando, per esempio, quando tu sei fidanzato con il tuo marito e stavi insieme con le tue sorelle e il tuo padre, a dove stavi a Monticelli? Lì al 186. Lì? Accidente, ma dove sei nata? Non so mia domanda. Ma do, io l'ho domandato solo dove è stata dalla sua infanzia, perché è molto probabile. Okay. Ma non so mia dove sono nata io. Ma come cazzo non sai dove sei nata? Sono di Monticelli, ma non so mia dove era di casa. Ma il tuo babbo e la tua mamma, quanti anni avevi che ti ricordi il tuo babbo e la tua mamma? 70, 80, 10 anni? Forse quando aveva 12 anni. Dove abitavi in casa a 10 anni? Nel 186. E quando ti sei sposata? La mia mamma è morta lì. Ecco. Allora... No, è probabile sei nata lì. No, 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 perché la casa lì no. No, allora... Io mi immagino sia... Fargo, immagino, eh? Le case non si stava lì da quando... Il tuo babbo e la tua mamma? Si stava lì al 186. Ah, il 186. In quella casa non mi ricordo il tempo di guerra di Vato Sarino. Il 186, e lei la scuola lì, è il capo, eh? Sì, c'è la fattoria. Sì, mi ricordo, come le ore. Mi ricordo che aveva nella tavola, per il dato sotto dai frisi, e si sceglieva perché l'era mescolato. Storie per te. Rido, l'era mescolato con il panino. E la mamma. L'ha mescolato con il panino. La mamma ci mette a posarlo. A scegliere. Si metteva a sedere. Sì, devo dire io. Perciò, quando te ti sei sposata con il babbo, mio. Sì. E siete tornati di casa insieme ai tuoi babbo. Siamo lì. Oh, il mio ragazzo. No, siamo lì. Ho detto, quando ti sei sposata con il babbo, eri incinta della signora. Te e la signora siete stati lì, lì da vicino. Ai 186. Mamma. Oh. E lei è tornata a vivere insieme a suo padre. Oh. E questo io non l'ho mai saputo, te lo chiedo oggi, ti dico, quando io, cioè quando te eri incinta della mia sorella, della cigliola, e sei tornata, tu abitavi lì, con il tuo babbo, la tua mamma era già morta. Allora, quando te ti sei sposata con il gaga, cioè il babbo è venuto a vivere in casa. Papà sta a un mezzo. Lo so, amore, lo so, ma ti volevo dire... che il mio babbo è venuto a vivere insieme ai mio nonno. Ma io a vivere da solo. E la cigliola è nata lì. E io. Un giorno deve essere successo che mi hanno mandato via. Oppure avete trovato una casa. Lì ai 244. Ma tanto tu sei andato lì. E voi siete sgomberati dai 186 perché state sempre o i nonni. Ho capito, perciò io e la cigliola siamo nati di fronte ai Florida. Io non lo sapevo. Come la immagino? Poi a te, quando ne ha fatto un'altra femmina, sa che dispiacerle. Perché? Hai tuo babbo, Ma anche lei, perché vero? Ma voleva maschi? No, non voleva maschi. Se era femmina, tanti già. Grande femmina. Dimmi, quando era qui io le dicevo il signore Artimini, facciamo il regalo alla mamma, facciamo tutti il corredino. Corredino? Corredo, allora, sì che non lo so, se lei sarà io, se sarà. Ma insomma, sempre a Monticelli, sì. Sì, perché no, loro, per stabilire. Perché la mia mamma, lo sanno che lei era cittadini, oggi, il babbo era lì a Monticelli. Loro le hanno buca. Le pallone là. La buca giù. Ma perché me le vedo? A te la faccio. Mi sveglio. Io me le vedo. C'erano, le chiamava le tre grazie. Era la mamma. Grazie al cazzo. La mia mamma. La zia Augusta e la zia Anna. La zia Anna era la mia famiglia.
siamo. Spazio, siamo gli altri celesti. Gli altri celesti. Gli altri celesti. L'uomo le remora o gli occhi celesti. E la zia Augusta le remora o gli occhi celesti. Che giorno le remora o gli occhi celesti. Con gli occhi celesti. È una verità. Vedi, vera piccola. Allora, allora, cosa dico? La domenica, la messa, tutte e tre. Sulla piazza di Montesto, sai che lo raccontava il mio seguito? Il parrucchiere, il vecchio. Il tipo il zio. No, il vecchio parrucchiere, no, sì. Non lo so. Lo raccontava lui. Come si chiama? Aspetta. Arduino, Arduino. Angiolino si chiama. No. No, tu non sei peggio. Sarebbe il zio di oggi. Il zio di Zoppino. E invece sulla piazza là, lì alla scrivente, tu sei. Della chiesa del fatto aveva senza bambina non possiamo più fare aveva senza bambina e Avevano quelle abiscente con le stelle. Ma sbagliò! Scegna me, questa maniera la tua mamma. Anche la mamma è la che deve essere bella. Anche la mamma deve essere bella. Ragazzi, cos'è bello? Ricordo lontano. Quanto ricordo mi c'è essere lontano. Avevano tutti belli, tutti ricci, non sa, ragazzi, mettinavano, non sa pure.